しつけえな、寄るんじゃねえよ。向こうが撃つ。どこまでも醜いな。これが種族が一つかのごとき理想郷か。かなわぬと悟った時に滅ぶべき。Hello boys. Andiamo avanti con il con la metafora. Allora, obiettivo generico, rafforzati in attesa dell'annuncio. Voce dei viandanti, puoi scoprire come gli altri giocatori hanno trascorso le loro giornate. Passato tempo con i seguaci, nel dungeon. Zero per cento presso punti di domanda. Dei viandanti di Urne. Ammirato il panorama, ascoltato i pagani, una vecchia storia e l'attivista. E questi sono in rosso. Non so perché sono quelli sono in rosso. Oh. Allora, io andrei con... Wow. Parecchio grosso questo. Ma qua ci abbiamo Strolla. Ma c'era anche Hulkenberg che voleva parlarmi. Ah, non so dove sia.
sia alla locanda. Ah, possiamo fare più di una volta le azioni che aumentano le statistiche. Interessante. Allora, vediamo se abbiamo... Non mi ricordo se ho preso degli oggetti da purificare o meno. Esatto, non c'ho niente. Santa. Inalazione di purezza. Ah, perché c'è il 20% di sconto, ecco perché c'hanno l'icona rossa. Acquirente sagace. Hai comprato un oggetto in sconto. Facciamo che vado all'ape. Più che altro perché dove può essere Vulkenberg? All'ape e basta. Esatto. E il tuo amico? Nel giorno di riposo molti negozi praticano degli sconti. C'è una cosa, lo stesso vale per le informazioni che vendo io. Demone del corridoio di Belega. Chi ti ha parlato del corridoio di Belega? Non molti conoscono quel luogo, quindi potrebbe esserci ancora qualche tesoro da trovare. Tuttavia, si dice che nelle sue profondità si nasconda un Gruptaurus grottesco, un enorme belva bipede che brandisce un'ascia. È molto celebre per gli avventori, un minotauro. Odia tutti quelli che usano bastoni e mazze. E quando li vede si scatena, attento quando carica il suo attacco perché può distruggerti in un istante. Nonostante, sfruttando bene il tempismo, potresti riuscire a sbilanciarlo e a interrompere il suo attacco. È debole ai rapidi colpi perforanti di lancia. Se non puoi, dovresti semplicemente metterti in guardia. Difendersi non ti servirà a scappare, ma potresti comunque evitare di essere massacrato. Da quelle parti ci sono un mucchio di Goblin. E chissà per quale motivo si comportano allo stesso modo, contro di loro usa spade e lance. Bastoni e mazze, quindi non è consigliabile usare mago e guaritori. I mostri che brulicano lì fanno sempre quelli della Gran Cattedrale degli animali domestici. Preparati mentalmente alla sfida. Ok, quindi per quella missione niente. So che non possiamo fare altro che aspettare, ma sono più inquieta che mai. Hai un momento? Certo. Ultimamente sento un gran peso addosso, faccio fatica a ragionare. Bisogna fare qualcosa in fretta, affinché non influenzi la mia efficacia in battaglia. Al posto mio, come affronteresti fratelli simili? Un po' di esercizio, una soluzione sana, tenendosi occupati con gli esercizi la mente libera dalle distrazioni. Che ne dici, vuoi allenarti con la spada insieme a me? Immagino tu sia un autodidatta, vero? Pensavo sarebbe una buona occasione per iniziarti a un po' di addestramento formale. Mi piacerebbe. In tal caso ci serviranno delle spade d'allenamento, ora su, al negozio di armi. Un'arma ben bilanciata, ne è vero? Serve far pratica, ma è quasi indistinguibile da una vera. Che nostalgia. Quando ero una recluta delle guardie reali, anch'io mi allenavo con questa spada. Dopo l'arruolamento, fui subito assegnata alla scorta del principe.
Quindi avevo un ardente desiderio di migliorare. All'epoca ero più giovane di te e non possedevo grandi abilità. Ogni notte sgattaiolavo fuori dal dormitorio senza farmi notare dal comandante e raggiungevo al buio un mio compagno e ci allenavamo fino a riempirci le mani di calli e vesciche. Ciao Giampio, certo, vedi pure. Vediamo se posso risponderti per quanto possibile. A volte vincevo e a volte no. E nonostante tutte le nostre schermaglie, non abbiamo mai scoperto che fosse il migliore tra noi due. Era un degno avversario, sembrava tenace. Che tipo di persona era? Era un degno avversario. Viviamo con questo. Buona domenica a te e benvenuto nella chat. Faccio una piccola presentazione. Io mi piace portare principalmente JRPG, come puoi notare, e ovviamente non mi esimio dal portare anche Metaphor. Grazie per il follow. E io lo sto giocando su PS5 al momento. E come performance direi che non trovo particolari criticità, almeno adesso. Qualche piccolo calo nelle mappe più aperte, ma comunque niente di trascendentale, comunque sempre molto godibile. Lo era, e grazie a lui si sono migliorata così tanto. Giurammo che saremmo diventati dei cavalieri reali degni di questo titolo e che saremmo arrivati ai vertici dell'ordine. Che saremmo diventati degli eroi. Santi nomi, Hulkenberg, sei davvero tu? Eccolo qua, casualmente è arrivato il nostro sfidante. Allora sei davvero tu? Sei tornato? Dante! Che coincidenza, è lui il commilitone di cui ti parlavo prima, il mio rivale. E questo bamboccio chi è? Bamboccio? Un suo amico. Sono Maurizio, un amico di Hulkenberg. Non diamo traccia, non diamo alito ai suoi difetti. La mia storia è molto lunga, sono andato al GameStop per preordinare la PS5 Pro dando in permuta la mia Series X e volevo acquistare il gioco. Volevo sì, 30 fissi durante le battaglie, ma adesso comunque vedi un attimo anche girando in città e simili. E durante le battaglie secondo me raggiunge anche i 60, ma sono sempre comunque molto stabili. Sono Merenzi, un amico di Hulkenberg. Frequenti questo ragazzo? Disdicevole. Non ho mai giocato a giochi simili, per un neofita vale la pena provarlo. E hai giochi simili nel senso, hai mai provato qualche gioco di ruolo in passato? Anche proprio dei giochi a turni? E secondo me è uno dei migliori giochi Atlus al momento a turni, è molto molto ben realizzato. Giochi in stile Persona 5, ok, ne vale la pena perché comunque a me sta prendendo anche parecchio, la trama è intrigante. Poi fai conto,
È comunque un gioco molto discorsivo, ci sono molti dialoghi, ma come tutti i giochi di ruolo, se vuoi una trama ben scritta, per forza di cose devi avere anche un sacco di dialoghi che approfondiscano sia i personaggi che il mondo di gioco. Quindi per forza di cose devono essere discorsivi. No, questo è un gioco unico. È una nuova IP, sempre creata dai creatori di Persona. Infatti le somiglianze sono evidenti. Ma se Persona da un lato è ambientato in un contesto scolastico con degli adolescenti, qua si sono distaccati completamente e hanno creato un mondo fantasy. Ed è la prima iterazione che fanno. Fai conto, comunque è stato sviluppato da circa 8 anni questo gioco, quindi lato tecnico magari vedrai che non è all'ultima generazione, ma compensa di fatto con lo stile artistico che è veramente molto particolare e piacevole da vedere. No, di solito sul canale gioco un po' di tutto io. L'unica eccezione sono appunto giochi sportivi. Ancora mi piace qualcosa con le macchine, con automobili, ma giochi di calcio, baseball. Hockey su ghiaccio, che ce ne sono, vanno un sacco anche in realtà, quelle tipologie non mi sconfiferano particolarmente. Porto principalmente di tutto un po' in realtà, principalmente giochi di ruolo. Adesso in questo momento ho messo un attimo in pausa i Final Fantasy, ma quest'anno avevo iniziato a rigiocarmi tutta la serie di Final Fantasy, dal primo capitolo fino al 16. E in genere porto comunque action, platform, di tutto un po', insomma, che sia o Nintendo o Play o Microsoft, di tutto e di più. Oh, ma il tizio ha finito di insultarmi qua? Che cosa intendi? Intendo dire che sono sorpreso. Che sei riuscita a farti nominare cavaliera, ora ti accompagni a un moccioso Elda? Oh, che fai? Mi insulti? Mi insulti piano piano? Allora, la pro onestamente non la prenderò subito, perché il prezzo secondo me non ne vale la candela. Nel senso, avendo già quella base, le differenze rispetto alla Pro non sono così alte da giustificarmi il prezzo. Capisco nel caso non si abbia la console e si voglia puntare su quella, dando anche in permuta un'altra console, ha già molto più senso. Ma passare da quella base a quella Pro intanto non, secondo me non ne vale così tanto la pena. Suppongo che i simili si attraggano. Un ragazzo di una tribù in disgrazia si addice a una cavaliera in disgrazia e pensare che un tempo era una donna d'onore. Oh, ma questo le vuole prendere. Cosa? Oh, datti una calmata, Hulkenberg. Il comandante dei cavalieri reali ne ha ben donde di giudicare i tuoi fallimenti. Comandante, vuoi dire che tu? Mentre tu eri in giro a vagabondare, io ho fatto carriera. Così pare. E tu? Chiaro che hai rinunciato al tuo proposito di scalare le gerarchie. Che hai fatto nel frattempo? Io perseguo una missione. La prendo solo per giocare a giochi esclusivi, che comunque sono abbastanza. Cioè, adesso sono un bel po' le esclusive che ci sono su PS. Tante stanno venendo effettivamente portate su PC, però
prima che vengano completamente ottimizzate. Mi viene in mente ad esempio The Last of Us su PC che ha avuto non proprio un bel lancio. Io perseguo una missione, una di gran lunga più importante di qualsiasi gloria si possa trovare nell'ordine. Certo, dal momento in cui non sei riuscita a salvare il principe, la dignità che avevi come guardia reale è svanita nel nulla, giusto? Immagino che non ti restasse scelta se non aggrapparti alla ricerca del suo fantasma. Come osi? Scegli con cura le tue prossime parole. Non serve, non ho nient'altro da aggiungere. Mi deludi, Hulkenberg. Chiedo scusa, non volevo assistesse a un simile spettacolo. Non farci caso. Se lo dici tu. Comprendo però la sua rabbia. Dopotutto, le nostre strade si sono divise a causa della mia scelta. Tuttavia, non possiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Verezio, combattiamo in nome di Sua Altezza Reale. È questo il mio cammino ora. E questa è una delle meccaniche che effettivamente sono intrinseche dei giochi Atlus, ovvero è rafforzare il legame con i compagni, con le persone che solitamente ti si avvicinano durante l'avventura. E questi legami solitamente sbloccano dei bonus che hanno effetto durante la storia. Se la debolezza del protagonista viene completa, c'è una probabilità che Hulkenberg subisca il danno al suo posto e riduce il costo di mag. Va bene. Chiedo perdono, ma conoscete il tipo che è appena andato via? È soltanto un vecchio amico. Capisco, beh, ci si vede. Ma così, questo qua viene, domanda e se ne va. E rimandiamo un'altra volta al nostro addestramento. E si tratti di 100 colpi o 1000 fendenti, per sbarazzarmi di questa distrazione servirà un regime d'addestramento inclemente. Magla. Che schifo non fanno. A Maria, cosa è successo? Allora, di stream solitamente gioco la sera perché lavorando comunque d'ufficio non ho tante alternative. Quindi in settimana se streamo è circa dalle 7:30 8 verso 10:00 10:30. Faccio sempre un paio d'ore. E nel weekend invece faccio anche due sessioni, ad esempio mattina pomeriggio o mattina sera o pomeriggio sera, a seconda degli impegni che ho. E nel weekend, appunto, come oggi, dalle 9 alle 11 e nel pomeriggio verso le 14. Dovrei effettivamente mettere una schedule generica. Non di cosa porto, ma almeno indicativa. Dopo, ovviamente, a seconda anche degli impegni, possono saltare questi appuntamenti. Di notte cosa possiamo fare? Di notte possiamo andare in giro a controllare se c'è qualcuno. Sì. Ho sentito che il negozio di magia è aperto solo di sera a fare gli sconti nel giorno del riposo. Se hai un po' di tempo, perché non ci passi? Conosco la città meglio di te, quindi sentiti libero di chiedermi qualsiasi cosa. No, esploriamo un po', grazie, Gallica. Dovrebbe essere questo il negozio di magia, no? Ti farò uno sconto, ma sappi che ciò che vendo qui è illegale.
Allora, questa vende tutti oggetti che fanno danni elementali. Allora, questo mi piacerebbe un sacco prenderlo. Permette di effettuare due azioni consecutive. E possiamo prenderla in qualche modo? Andando a vendere magari qualche oggetto qua che non ci serve, tipo la mazza dell'apprendista. Spada di ferro, quella. Questo possiamo lasciarglielo. Il gilet d'ossa, dato che è peggio. Giubba pregiata anche. Riusciamo a prenderlo così? Compra. No, perché mi serve 39.000. E dove li raccimolo altri 5.000? Non da questi. Ok, dobbiamo accumulare 5.000 dindini. Poteva girare due volte al prezzo di un'azione. È molto allettante. Vediamo se c'è qualcos'altro qua in zona. Davvero ironico che il funerale, Madonna, i messaggi velocissimi. Neanche il tempo di leggerli. Va bene, in realtà posso guardare anche la mappa qua che mi dice se ci sono. Più che altro non so se la mappa mi dice se ci sono nuovi seguaci o meno. È che i seguaci potrebbero essere anche all'interno degli edifici. Dovrei fare un giro anche all'interno della chiesa e simili. Se vado di qua. Di qua è per le catacombe. Nel centro di addestramento c'è qualcuno? Accettare una taglia non è una cattiva idea. Inoltre, ho dato un'occhiata veloce. Non sempre ci sono soldati presenti al tuo reclutamento. Se qualcuno dovesse insospettarsi, potremmo fingere citando il nome di Hulkenberg. Oh, quindi ci sono le taglie? Bacheca. E su questa bacheca c'è anche una classifica dei cacciatori, oltre agli avvisi di taglia. Primo posto, Caterina. È la stessa Caterina che conosciamo, vero? Beh, a quanto pare se la cava bene, notevole. Scommetto che non avresti problemi a superare questi qui, però ne dovremmo fare di strada per raggiungere Caterina. Sì, immagino che lei sia abbastanza ben messa. Il capitano non c'è più, la Gran Cattedrale è un disastro, il lavoro continua ad accumularsi, eh? Che c'è? Sei qui per le taglie? Oh, certo, do pure un'occhiata. Al centro puoi accettare richieste che riguardano avvisi di taglia. Si tratta di avversari estremamente potenti, ma che ti frutteranno una lauta ricompensa. Le richieste aumenteranno col tempo, quindi torna spesso. Meglio così che non ti abbia scoperto, forse mi preoccupavo troppo. Taglia. Questa c'ha un bel 10.000. Per riscuotere la taglia devo abbattere la mangiula divoratrice del deserto di Tradia. L'informatore che frequenta la Pestilente dovrebbe saperne di più. 10.000 per sconfiggere questo mostro? Si vede che sta dando parecchi problemi. La richiesta uccide un mangiula divoratrice, che a quanto pare è apparsa nel deserto a sud. In genere si nasconde dietro a un branco di cani selvatici.
Ci penso io. Va bene, il deserto è a sud. Se riesci ad abbattere la Mangiura, portami la sua coda della devastatrice come prova. Ma potremmo provarla. Why not? E mi dà giusto quei 10.000 che servono. Questa? Più avanti ci sono gli alloggi delle nuove reclute. Sento le voci piene di passione di chi deve ancora sperimentare il campo di battaglia. Ok. Quindi al centro possiamo prendere appunto queste taglie. Ecco perché sempre entrare negli edifici. Te sei là il tizio del volto. Lì c'è il nostro caro defunto re. Ci osserva dall'alto. Di qua non ci possiamo andare, va bene Gallica. Di qua non c'è niente. E di qui facciamo semplicemente il giro. Va bene. Qua dov'è che andiamo? Ci riporta nel vicolo viale ombrato. Va bene. Questo è il mercante di Magla. Stroll non penso sia esatto. E di qua ci manda verso... Se vengo qua... ci porti sulla... Di nuovo sulla strada principale. Sì. Tutte le vie portano sulla strada principale, fondamentalmente. Oh, te sei nuovo? Anziano chiacchierone. Io si immaginavo che un giorno ne avrei vista una in carne ed ossa. Quindi forse quella vecchia storia aveva un fondo di verità. Da piccolo, prima di andare a dormire, i miei genitori mi raccontavano sempre storie di fate. Fammi vedere gli altri giocatori cosa hanno fatto di bello. Passato del tempo con... Aiutato la Pesilente, ascoltato una vecchia storia, ascoltato i pagani, dormito. Ah, giusto, vediamo se... Grazie al potere degli archetipi sento le voci degli delle anime del... Io sono ancora un povero disgraziato. Se vado nella locanda e parlo con Maria, sempre che Maria sia ancora a letto, credo sia meglio lasciarla stare. Comunque la gente ha passato del tempo con un seguace. Un seguace che non ho ancora trovato io. Anche perché, ma devo andare nella chiesa di notte che magari c'è qualcuno di nuovo? Ogni volta mi confondo con l'L1 di persona per la mappa. C'è gli altri due posti, gli unici posti che mi vengono in mente, uno la chiesa e l'altro il... A meno che lei, se soddisfi la sua richiesta, lei non diventi una seguace anche lei. Potrebbe essere.
qua non vedo nessuno, ai lati non si può andare, quindi direi che non è quello. E nel negozio qua di inneschi, a parte questi. Va bene, tornerò, devo solo portare avanti la missione della tizia. Va bene, va bene. Di notte immagino non possa uscire. Esatto, ci sono le porte addirittura chiuse. Tsubarashi. Quindi qua che abbiamo? Andiamo a Viale Umbrato, ci facciamo una delle doti regali e tanti saluti. La tribù dei Musteri, come immaginavo, no, lo capisco, d'altronde la mia gente è abbastanza chiusa. Che dici? Ti interessa la storia della mia gente? Approfondiamo. Parla con lui. La grafica è sempre bella. Te l'ho detto, la grafica alla fine non è non è ultimissima generazione, ma compensa tanto con lo stile artistico. Quello è veramente ben realizzato, ma anche proprio negli ambienti. Dopo magari faccio una missione, provo ad andare a fare la taglia che ho preso, lo vedi proprio anche nel mondo aperto. Mustang è il nome della nostra tribù. La prima cosa ovvia è che indossiamo delle maschere, proprio come quella che porto ora. La seconda è che abbiamo 3 occhi. Stai dicendo che tutti i membri della tribù li hanno e ci vedete meglio o peggio? Il terzo occhio non serve, a vedere come lo intendi tu. In questo senso, il mondo ci appare esattamente come a voi. Tuttavia, il credo Musteri differisce profondamente da quello delle altre tribù. Noi abbiamo il nostro credo che differisce molto dal Santismo, la religione di Stato. Una religione diversa dal Santismo? Non avevi mai sentito parlare? Il santismo non è affatto l'unica religione di questo paese. È una religione aperta a tutti, forse è per questo che a volte i politici ne approfittano per distorcere i suoi precetti. È per questo che non condividiamo le nostre credenze. Non credo sia l'atteggiamento giusto, ma è un discorso complicato. Ci sono alcuni che provano a diffondere i nostri insegnamenti al di fuori dell'isola, ma certe questioni sono delicate e vanno trattate con cura. Le altre tribù hanno il vizio di saltare le conclusioni. È per questo che il santismo ha raccolto così tanti seguaci. Ora ci chiamano con disprezzo tribù mascherata. Questo è ciò che siamo della nostra storia. Parlare con te non può che far bene. La prossima volta, se ne avremo occasione, ti spiegherò i precetti di base della nostra dottrina. Sono stati rinvenuti dei cadaveri nel deserto di Tradia, sembra che fossero un gruppo di viandanti diretti alla capitale. E pensare che erano quasi arrivati a destinazione, una vera tragedia. Va bene, occupiamoci della bestia. Va bene, Stroll vuole parlarci, ma al momento andiamo a fare una missione. Vediamo lui cosa ci dice in più. Di certo conoscerai il deserto, estendo oltre il grande portale. Per questo motivo c'è sempre molta gente che viene assalita durante la traversata. Sciami di Valmo, uccelli giganti mostruosi. Ci sono molte minacce, ma la più pericolosa è la mangiula divoratrice.
oltre a sputare fuoco, emette anche un terribile veleno, occhio anche al suo ruggito. Inoltre, la magia del fuoco non ha effetto. D'altro canto è debole alle basse temperature, quindi la magia di ghiaccio la danneggia in modo efficace. Ok, quindi la spada del fuoco che ho. Esistono anche missioni secondarie per platinare il gioco. Allora, per il platino non lo so, perché non ho guardato, di solito non guardo i trofei. E almeno fino a quando non sono a un punto avanzato del gioco stesso. Tuttavia, se è come i persona, le missioni, ad esempio, qua ci sono appunto questa taglia che ho preso, è conveniente farle perché ti danno appunto risorse aggiuntive con cui puoi potenziarti e facilitare il tutto. Su questo sì, su questo missioni secondarie ce ne sono un po'. Sono principalmente esplorare un dungeon piuttosto di dei caccia ad un mostro, eccetera, eccetera. E non so se è uno di quei giochi dove ti dice completa tutte le taglie per ottenere un trofeo o meno. Solitamente nei persona ci sono appunto queste statistiche che vanno aumentate e sicuramente questo è uno dei trofei, porta al massimo, di portare al massimo tutte le statistiche, così come il legame con i personaggi. Allora, qua io Stol potrebbe avere un piccolo problema di possiamo anche lasciargli quello, ma ci serve. Una spada diversa per lui. Cioè, diminuisce di tanto, però è 60 di danno. È veramente tanto. A meno che posso renderlo. A meno che posso renderlo cavaliere. E gli diamo la lancia d'argento. Dai, vai con la lancia d'argento. Anche se è debole a fuoco. Cioè, se è resistente a fuoco, lui c'ha una spada di fuoco. Ok. Proviamo ad andare a farci questo nemico. Facciamo comunque un salvataggio qua, anche se fai salvataggi automatici. Voglio andare nel deserto. Amadeus! Direi che si può andare avanti. Proseguiamo. Buona domenica a te, caro. Come stai? Anche se ci troviamo due passi dalla capitale, qui è pieno di mostri. Basta mettere piede fuori città per entrare nella natura selvaggia. Al momento la capitale è una destinazione popolare. Non possiamo restare a guardare. La taglia è su un mostro chiamato Mangiula, o Mangiula. A quanto pare è a capo di un branco di cani selvatici. Eccola lì.
Bene, bene. Ma anche io ci dilettiamo un po' su questo nuovo Metaphor, che mi sta prendendo assai. Vedete se si è avvicinato perché ha percepito la nostra presenza? A quanto pare è venuto a vedere chi eravamo e poi se l'è Scusa. battuta. Concentriamoci sui bersagli piccoli. Quindi lui ha palle da fuoco per apparire i bersagli delle taglie. Devo sconfiggere un determinato numero di nemici prima di poter affrontare il bersaglio. Il nemico principale farà la sua comparsa, assicurati di potergli tenere testa in qualsiasi momento. Sempre. È un titolo che mi incuriosisce, molto simile ai Persona. È parecchio simile ai Persona, sì. Cambia completamente il contesto perché è ambientato in un mondo fantasy, ma il concetto base è quello. Oh, ma adesso possiamo affrontarli così, questi, i vermi del deserto? La vera figata. Dialoghi, sì, dialoghi abbastanza lunghetti. Oh, piglia, piglia. Piglia sti scarabei qua. La vera figata di questo gioco è che i nemici più deboli puoi combatterli quando li vedi in mappa. Ed è una figata, perché così ti eviti di perdere tempo nel gioco a turni. Poi io li meno tutti, che sono tutte risorse. Mena tutti. C'è anche un forzerino. Spadone di Damasco, 142. Vabbè, però adesso l'abbiamo fatto cavaliere e lo lasciamo così. Questo potrebbe essere un problema. Graficamente molto bello. Come dicevo, alla fine non è chissà quanto avanzato graficamente, perché comunque è in sviluppo da tanti anni, ma è lo stile artistico che anche solo il cielo. Cioè, non è chissà cosa, perché non è che dici wow, che cielo incredibile, però ha quel pastellato un po' fumettoso che è molto molto figo. C'è proprio anche la vista d'occhio qua nel deserto, è abbastanza spoglio il deserto alla fine. Però c'è proprio quel pastellato che lo rende molto piacevole da vedere. Ma qua noi pestiamo tutti, cioè io pesto tutti. Che ce frega. Finché posso ammazzarli così, li ammazzo. Quanti sono sti vermozzi? Una svagonata e mezza sono. Intanto qua livellano. Io livello. Branchi di lupi, eccoli qua. Devo segarli tutti sti branchi di lupi? Li seguo tutti, io senza problemi. Ovviamente poi c'è anche tutto il pezzo di gioco di ruolo effettivo. Ma è quello che dicevo prima. I nemici più deboli, quelli di livello più basso, per evitare di combatterli nel modo classico con i turni, possono essere eliminati in modo action nella mappa. Che secondo me è una figata.
che evita, evita tutta quella perdita di tempo che, di cui si appesantiscono appunto i giochi di ruolo generali. Oh, questo è resistente. Elementale ceruleo. Aumenta l'attacco e la difesa per... Madonna, forte questo. Fai col pugno perfetto. Questo è debole a fuoco. E via. Ah, questo dà un botto di magla. Da poca esperienza, ma dà un botto di... E' risorse per gli archetipi. Poi come siamo messi? Beh, vediamoci anche il pezzo di qua della mappa. Esatto, ci sono le... Allora, il sistema di combattimento... All'inizio è soverchiante, ma andando avanti con il gioco secondo me diventa una figata enorme, perché ci sono le classi, che sono queste. Ad esempio, intanto io ho sbloccato il mago, il viandante, il guaritore, il lottatore, il cavaliere e il guerriero. Ogni classe può evolversi in uno stadio avanzato che richiede, ad esempio in questo caso, richiede il livello di legame con quel personaggio a livello 3 e la classe precedente a livello 20, e sblocchi la versione più potente. Ad esempio del cavaliere c'è il paladino, c'è il cavaliere magico e c'è il cavaliere oscuro. La cosa figa è che ogni classe, poi a prescindere dalla classe che stai utilizzando, puoi ereditare le tecniche di qualunque altra classe che hai imparato. Quindi io con il guaritore posso apprendere le magie del mago. Infatti io adesso con il mago sto usando la classe mago, ma ho questa abilità medi, che è una classe, che è un'abilità del guaritore. Ognuno ha le proprie classi. Ognuno ha le proprie classi. Anche se vado con lui, il mago, devo sbloccargliela. E parte, vedi che c'è proprio anche il rango in alto a destra, che è di 1 di 20. Quindi se anche lui, se vuoi farti qualcosa col mago, devi switchare sul mago, livellare il mago e poi attaccare e poi assegnare le varie abilità con il singolo personaggio. Diventa un procedimento abbastanza lungo, ma le possibilità sono effettivamente tantissime. Poi puoi fare classi ibride e buildare il team come vuoi. Penso che il party alla fine sarà di 3 personaggi e basta. Intanto non ho ancora un quarto personaggio, non ne ho trovato uno da poter utilizzare in combattimento. Ma mi sembra abbastanza bilanciato sui tre personaggi. Ok, dovrebbe comparire la bestia adesso. Percepisco qualcosa di grosso che si avvicina. Forse abbiamo infastidito il suo branco. Ne abbiamo infastiditi 3 o 4 di branchi. È praticamente una chimera. Eccolo finalmente. Accidenti, è enorme. Con questo colosso in libertà i vermi a complicare il tutto. La gente di città è praticamente bloccata. È come numero anche abbastanza classico, esatto. Non è un semplice cane selvatico. Va bene, proviamo. E
Un'altra cosa che mi sta piacendo un sacco, anche perché giocando a difficoltà più alta, fai salvataggi automatici molto spesso. Letteralmente, anche se io dovessi perdere questo scontro, non devo rifarmi tutta la parte del deserto, ma fa dei salvataggi automatici ogni tot. E è bellissima sta cosa. Esatto, questa è una cosa che vive i salvataggi automatici. Magari sbagli la stanza, devi rifarti la stanza, ma non è come doversi rifare tutto il dungeon dall'ultimo punto di salvataggio. È incredibile sta cosa. Poi con respiro combattivo. Te vai qua indietro. Vediamo quanto gli facciamo. Vabbè, gli facciamo bei danni alla fine. E vai con nome del cavaliere. Spacca testa. Ah vabbè, ma è debole anche alle botte lui. Attacco diminuito a tutti quanti. E qua noi possiamo fare anche le tecniche combinate. E possiamo anche abbassargli la difesa. Ike! Con lei continuiamo a botte. Madonna, il 100 in più di danno gli abbiamo fatto. E diamo una curatina a tutti quanti. Per adesso c'ho solo loro e tre. Ammazzo. Vedi il danno che fa? Vediamole questo. Te mettiti indietro un attimo. Te sei già indietro e cura di nuovo tutti quanti. Il numero totale non lo so quanti sono. Immagino sarà classico dei persona circa. Ok, ci ha mancato. E dicevo, sarà classico dei persona che si gira sui 6 membri circa, 6-7. Cosa possiamo fare? Possiamo fare di nuovo una sintesi? Non può farla perché lei c'ha lo status. Possiamo andare nelle retrovie, utilizzare il nome del cavaliere con lui. Con lei torniamo avanti. Utilizziamo di nuovo un Blitz. Allora, se utilizzo Blitz non ho turni dopo. E con lui mi metto in difesa, così subisco meno danni. Molto figo anche il fatto che puoi switchare tra la avanti e indietro nella formazione senza perdere i turni. E vabbè, adesso è morta. Eccoci qua. Elmo d'ossa, arma arrugginita. Anche qua c'è... Sì, ci sono... Oh, c'ho tre punti che non ho speso.
Sì, anche qua ci sono. C'è un calendario, ma mi sembra abbastanza generoso. Facciamo forza, resistenza e magia. Molto equilibrato. Non tutte ce l'hanno, quel limite temporale, ma ad esempio quelle principali avevi tipo 8 giorni per farla. Il tempo funziona proprio come in persona, c'hai attività diurna e attività notturna e a seconda se fai un dungeon, i dungeon puoi farli solo di giorno, facendo i dungeon ti consuma una parte della giornata. O qualunque altra attività ti aumenta delle statistiche, ti aumenti delle statistiche e consuma quell'arco di tempo. L'esercito deve essere davvero corto di uomini per ignorare deliberatamente una situazione del genere. Anche perché l'abbiamo sconfitto in tre scagnozzi qua. Sono contento di incassare la taglia, ma le milizie sono in un pessimo stato. Prima o poi dovranno risolvere la questione. Non potrei essere più d'accordo, ma almeno per ora questa zona non è più minacciata. Per ora abbiamo finito. Facciamo il rapporto al centro di reclutamento. Fammi esplorare ancora un attimo qua. Esatto, in base all'azione. Tipo adesso sono entrato nel deserto, che è considerato dungeon, e qua mi consumerà le azioni che posso fare nel pomeriggio. Ah, giusto, non ho più il mago. Abbiamo qualcosa che cura l'avvelenamento, no? Come mappa direi che bene o male abbiamo visto un po' tutto, vediamo giusto nell'angolo là in alto. Madonna, sti vermozzi all'inizio mi facevano un culo tanto e adesso li sciotto così senza neanche combattere. L'abilità del mago è rotta che ti rigenera i PM sconfiggendo i nemici appunto più deboli. Ok, qua torna alla capitale. No, ma alla fine. Cioè, magari mette ansia le prime volte che capisci come funziona, se non hai ben presente come funziona nei persona. Ma una volta fatti, ad esempio, due dungeon che capisci un attimo il meccanismo, diventa abbastanza sciallo la cosa. Anche perché mi sa che il fatto di avere un calendario penso sia uno dei pochi, se non unici giochi che hanno questa particolarità. Io non so voi, ma questa bellissima mattinata vorrei concluderla con un bel ban a Mattias. Ma perché? Stavo dormendo. Così. Dispensando ban, si palesa volendo dispensare ban a destra e a manca. Sì, Urnian, se giochi la demo, praticamente giochi per 3 giorni. Fondamentalmente perché è lunghissima. Io mi sto perdendo, vorrei ritornare alla capitale. Ok, sopra. Sì, fai conto, la demo è praticamente tutto il prologo. E il prologo sono veramente una decina d'ore, tipo. Fai conto, io sono adesso a. Non mi fa vedere quante ore sono. No, in mappa nella capitale lo vedo.
Li tieni i salvataggi della demo? A voglia. Sì, sì, li tiene. Per l'altro, Atlus, presto sarà notte. Va bene, torniamo in città. Atlus è una delle poche che ha capito che fare le demo su questo tipo di giochi e portarsi salvataggi è una cosa molto figa e fa comodo a tutti. Anche perché buttarsi via le 8 ore e poi doversele rifare non è proprio il massimo. Abbiamo abbattuto la mangiula che minacciava il deserto, quindi la taglia è nostra. Sapere che la capitale corre un rischio in meno è di per sé una gran ricompensa. Detto ciò, andiamo a pigliarci i soldi. Oh. Ezio, facciamo il rapporto al centro per reclutamento prima di dimenticarcene. Vabbè. Sì, mi piace molto Hulkenberg che... No, beh, l'abbiamo sconfitto un gran mostro che minacciava la città, già questa è una ricompensa, però... Se andiamo a prenderci anche la ricompensa vera, è anche meglio. Credevo di essere totalmente sfinita, ma questo pasto sembra delizioso. Dopo un simile banchetto, dormiamo meglio. Mi sono riposato con i miei best friends. BBF. Ah, giusto, i dungeon consumano tutta la giornata, perché la sera sei troppo stanco per fare altro. Dunque. Potevano mettermi dei... dato che posso usare la spada come uno skateboard, avrebbero potuto mettermi che potevo fare qualche trick alla Tony Hawk. Tipo giù per le scale in grind e via. Ah, ci sono anche gli spostamenti rapidi, ma giusto all'inizio che per imparare un attimo la città mi sposto a piedi. Messo a scaricare la demo. Fatto bene, fatto bene. Ma tra l'altro il prologo, secondo me, è un gran bel prologo, nel senso che ce n'è di ciccia. Ovviamente è un prologo di un gioco di ruolo, non aspettatevi di iniziare a menare subito. Ma c'è anche tanti bei filmatini. Effettivamente noi ci utilizziamo un tubo con delle ruote. Perché non potremmo utilizzare anche noi. Come quelli li skipperai? Ma sono la parte più bella. Cacciatore di mostri, 10.000 river, se questa la paga sono già pronta ad accettare nuovi contratti, veramente, oh. Non c'è più niente. Però con questi 10.000 io posso andare poi a prendermi un oggettino bellino bellino. Mancano 5 giorni. L'oggetto posso prenderlo solo di sera, quindi il prossimo dungeon direi che lo faccio non adesso. Ah, giusto. Tra l'altro dovrei anche cambiare classe, tornare col viandante, perché il prossimo dungeon mi ha detto bro, meglio se eviti di utilizzare il mago. Brigitta ci ha affidato un incarico. A Gallica potrebbe voler... Madonna, seguaci ce ne sono una sbalangata e mezza. Va bene, andiamo da Stroll.
Sento una voce. Mi fa davvero bene così? Facciamo due chiacchiere. Eccoci, bro. Ah, sei tu. Quando me ne sto con le mani in mano finisco per pensare al giorno della calamità. Ho sentito delle voci piuttosto interessanti. Ho pensato di fare un giro per Grandfad cercando di approfondire la questione. Certo, perché no? Esatto, sentiamo le voci. No, ma questa è... perché siamo tutti connessi. Di solito chi sente le voci non finisce bene. Grandfather è piena di novità, no? Riesco ad abituarmi a tutto il clamore, però. Alia, il villaggio in cui sono cresciuto era un posto molto più tranquillo. E rispetto a qui non si sentiva volare una mosca. L'atmosfera era allegra e il commercio fiorente, ma... siete davvero voi, padroncino Leon? Riconosco questa voce! Erangif? Sei davvero tu? Sei salvo! Oh, padroncino Leon, santo cielo, come siete cresciuto! È un tuo amico? Serviva la mia... serviva il casato Alietus, quando ancora esisteva. Non mi sarei mai immaginato di rivederlo, men che mai qui. Erangif, lui è Merezio, un amico conosciuto da poco con cui sto intraprendendo un viaggio. Scusa se te lo dico, ma ti vedo molto sciupato, vecchio mio. Mangi abbastanza? E come stanno tutti gli altri? Dopo l'attacco dell'umano, i sopravvissuti sono fuggiti nella capitale. Non potevamo continuare a vivere tra le macerie di Alia, né tantomeno sperare di ricostruirla. Molti di noi sono fuggiti, portando solo i vestiti che avevano indosso. Le loro vite erano ormai distrutte. Senza più un tetto sopra la testa, in tanti sono finiti a mendicare. Oh no, permettimi di aiutarvi. Lascia che vi trovi un alloggio. O almeno lo farei se avessi i mezzi. Il mio titolo nobiliare è tutto ciò che mi resta. Mi dispiace tanto. La vostra gentilezza è più di quanto posso desiderare, padroncino. Ho sempre detto che avevate un cuore d'oro, proprio come i vostri genitori. Se oggi siamo vivi, è solo grazie a loro che ci hanno aiutato a fuggire verso la capitale reale. Vuoi dire che sono stati i miei genitori a dirvi di venire qui? Un motivo in più per dare una mano. Proviamo un modo di aiutarmi. Oh, assolutamente, se solo sapessi come. Chi ha incaricato la zona in cui risiedete ora? Un marchese Ischia, Lord Idran. Un marchese, hai detto? Mi sa che farò una visita a questo Lord Idran. Cercherò di trovare un accordo per far trasferire i rifugiati di Alia in uno degli edifici abbandonati. Anche se dubito che il mio nome valga ancora qualcosa. Padroncino, ve ne prego, non dovete farvi carico dei nostri affanni. Troppo tardi, non posso tirarmi indietro, amico mio. Quel giorno di 7 anni fa, i miei genitori agirono per salvare quanti più possibile. Io ero solo un bambino in preda al panico. Senza di voi non sarei riuscito a fuggire. Intendo dire che se oggi sono qui è solo grazie alla vostra prontezza d'animo. Dunque, permettetemi di aiutarvi a ritrovare la serenità nella vostra nuova vita. Voi ce l'avete. Tuttavia, temo che sprecherete il fiato con Lord Idran. Anche se è un santista devoto, una volta mi ha liquidato chiamandomi Bifolco di Alia. Se è così che la pensa, è un motivo in più per andarci a parlare di persona. Andiamo a dirgliene 4. Temo che questo possa ritorcersi contro di noi se... aspetta, vieni anche tu? In futuro i problemi non ci mancheranno. Preferirei non coinvolgerti nei miei guai personali. Insisto. Non hai capito. Insisto. Dai due, non dovrei essere io quello insistente? In ogni caso, come vuoi. Ad ogni modo, mi rassicuro di saperti al mio fianco. A nome mio e del mio casato, ti ringrazio. Il legame. Urnian, non si dice, Becio. Si dice saggio. Ti ringrazio anch'io, Ser Merezio. Sono certo che il padroncino è in ottime mani. Per favore, smettila di chiamarmi padroncino. Non c'è bisogno di essere così formali.
Vorrei che incontrassimo Lord Ithran al più presto, ma ormai è il tramonto. Per oggi è meglio andare. Parleremo con noi, con lui un altro giorno. O comunque sempre tutti discriminati a schifo, eh. Allora, è tempo di andare a prenderci un oggettino, secondo me, è rottarello. Alcuni luoghi sono pericolosi di notte, quindi fai attenzione. Gallica, ti preoccupi troppo, è una ragazza mia. Giusto, non posso prenderla perché era scontata prima. Maledizione! Vabbè, non la prendo quando è scontata. Troppo cara, 49.000. 10.000 in meno son tanti. Quindi adesso... Ma quella è la posizione, il rango di popolarità. Quella è la posizione che occupo. Sono 6.128esimo tipo. Passato tempo. Qua io non so... La gente con chi passa il tempo? Non c'è letteralmente nessuno in città. A meno che appunto non è quella tizia là. Comunque. Vai, ascoltiamo cosa hai da dire te. Ascoltiamo. In un tempo lontano il creato era governato dai messaggeri di Dio. Quando questi perirono, lasciarono al mondo una reliquia divina. Questa reliquia divina esiste ancora ed è stata tramandata di generazione in generazione dalla nostra tribù come simulacro di Dio. Crediamo che solo chi possiede l'antico manufatto, la reliquia divina, possa ereditare la vera dottrina. Uno dei nostri precetti ci invita a dedicare la vita a ciò che riteniamo importante. Sono certo che è quello che sta facendo la nostra sacerdotessa in questo momento. Credo di averti detto tutto ciò che so, ma ci sono altri mostri che si nascondono in giro. Se ti interessa, dovresti provare ad ascoltare cosa hanno da dire. Ah, quindi sono azioni che puoi fare più di una volta, ma non all'infinito. Carino. Ottieni informazioni dalla gente. Bene, quindi, se io voglio andare nell'altro dungeon, adesso, con Merizio mi rimetto il viandante. Siamo ereditari ben due tecniche. Ma queste già sbloccate, te le tiene sbloccate. Figata. E potremmo prenderci Blitz. Proviamo. Vediamo se le altre due vanno bene così come sono. E noi andiamo invece, mappa del mondo. Qua abbiamo sempre i seguaci, ma andiamo al tunnel di Belega, Bulega, come cavolo si chiama. Anch'io voglio cavalcare una spada. Al corridoio di Belega. Accettare la richiesta, ottenere informazioni ti permetterà di accedere a nuove aree sulla mappa del mondo. Se conosci la strada per raggiungerle, puoi visitarle.
Puoi vedere quanti giorni occorrono per raggiungere un luogo selezionandolo sulla mappa. Se la strada non passa attraverso un accampamento, arriverai nel pomeriggio. Quando torni in città, dalla tua destinazione sarà sempre notte. E se torni dopo aver affrontato un dungeon, non potrai fare altro. Fuori dalla città si annidano innumerevoli insidie. Va bene. Allenarsi all'aperto potrebbe rivelarsi utile per farci trovare preparati allo scontro con Luis. La prova della Gilda. Queste sono le rovine infestate da mostri di cui parlava la mercante di inneschi. Non era la tenuta di un famoso casato nobiliare? Potrebbero esserci tesori e cose di valore, non credete? Dobbiamo comunque sconfiggere i mostri, perché non dare un'occhiata? Arrivare e tornare in giornata. Andiamo. Sì, è un semi open world. Ci sono dungeon... Esatto, tipo il 12. Ci sono i dungeon effettivi, poi ci sono zone tipo il deserto che sono delle mappe più estese, delle aree. E poi qua che ti sposti sulle zone per questa mappa. I dungeon sono fighi, cioè con il senno di poi di aver giocato recentemente anche Persona 3, che era praticamente un corridoio, il dungeon sono effettivamente molto molto bellini. Questo è il posto di cui parlava Brigitta. A quanto pare vi si è stabilito un mostro che talvolta attacca la gente di passaggio. Non sapevo ci fossero delle rovine simili. Avevo sentito che era la villa di un'antica famiglia nobiliare, ma sembra decisamente vetusta. Beh, a ogni modo siamo qui per il Goop Towers. Le rovine sono intriganti, vero? Ma non facciamoci distrarre. Cos'è un Goop Towers? È un Minotaur, fondamentalmente. Una specie di grosso bovino spaventoso, o quello che era. Ma si esplora tutto come sempre. Che strada più veloce. Si parte dall'inizio fino alla fine. Ok, tutto pronto. Andiamo. Ikoka. Capisco, quindi l'interno è così, eh? Che cosa ti aspettavi, Stroll? Cioè, chissà dove è finito il Goop Tower, fammi controllare. Da qui non posso dirlo con certezza, ma non sembra che sia da queste parti. Ho giusto... equipaggia, mi ha già equipaggiato le cose migliori, va bene. Tipo, che ci fai qua? E tu chi sei? Non pensavo sarei stato attaccato da dei mostri feroci. Com'è possibile che sia finita così? Intendi il Goop Towers? No, i Goblin. Sono riuscito a sconfiggerne facilmente uno, ma poi ne sono saltati fuori altri a ripetizione, brandendo armi di ogni sorta. Prima che me ne rendessi conto, sono stato completamente circondato dai Gobra. Al solo pensiero mi cedono le gambe. Ci voleva il titolo di avventuriero questo. Ai Gobra sono dei Goblin. Non sappiamo se sia più debole o meno. Vabbè, sono anche più deboli questi. Oh, questo è più forte. E altra cosa che non vi avevo detto è che se i nemici non sono più deboli, quindi non li ammazzi in combattimento action, hanno una barra gialla, tipo una resistenza, che se la esaurisci
hai un attacco preventivo, un attacco a sorpresa e l'attacco preventivo. Quindi è sempre utile cercare di batterli prima action e poi affrontarli a turno. Allora, qua abbiamo sbloccato alcune cose. Infligge danni fisici pesanti d'attacco contundente a un nemico. Danni fisici da luce pesanti a un nemico. Aumenta l'attacco degli alleati per 3 turni. Questo figo. Voi siete deboli a qualcosa? Ovviamente, oltre ad essere storditi, saltano anche un turno, quindi si hanno praticamente 2 turni a gratis. Non l'abbiamo ammazzato. A difficile, i nemici c'hanno 2 turni anziché 1. Giusto per darvi qualche indicazione, nel caso voleste giocarla a difficile anche voi. Ma secondo me è comunque ben gestita la cosa. Balsamo vitale, nice. Lì abbiamo un dente che vuole parlarci. Cosa? Dente chiacchierone. E ragazzo, che armi stai usando? Quelli che i denti non possano parlare? Beh, senti questa. Conosco un sacco di cose che voi altri neanche masticate. In base all'arma, la potenza dei vostri attacchi cambierà di grosso. Probabilmente sarà scontato che usare una buona arma vi renderà più forti, ma... è importante che anche per la magia. La potenza magica dipende dalla vostra arma, sapete? È una nozione fondamentale. Esaminate attentamente le vostre armi, o i nemici vi faranno addentare la polvere. Sai parecchie cose? Beh, per il momento basta così. Meglio non fare il passo più lungo della gamba. La prossima volta vi svelerò dei segreti succulenti, pronti da zannare. Questi non so a cosa sono deboli. Questi qua non sono deboli praticamente a niente. E questo non lo so. Ah, questi proprio non sono deboli a niente. Sono resistenti in tutto. No, resistenti in tutto, ma non sono deboli a niente. Ma facciamo così. Oh no, non ho più la possibilità di fare unlucky. Beh, a sto punto attacchiamo normalmente e ammazziamo quello in mezzo. No, non penso sia legato a nessun trofeo quello della difficoltà. Arma lunga, ugenita, superiore. Termina anche questa cosa simil Diablo, dove ottieni delle armi da far valutare. Qua c'è un altro esploratore.
Da queste parti ci sono soltanto Gobar, quindi molti avventurieri inesperti vengono qui per mettersi alla prova. Qualcuno ha avuto la folle idea di portare inneschi simili a bastone o mazze. Voi non fareste una cosa tanto sciocca, vero? Mai brandire una cosa simile davanti a un Gobar. In tal caso i Gobar si infuriano non appena vedranno la tua arma. Saranno pure un po' scemi, ma ne sanno abbastanza da diffidare da chi utilizza la magia. Mi sono dissetato. Non sono privi di punti deboli e sono estremamente deboli dinanzi ad avvelenamento o paralisi. Perfetto, sto attenti. Buona sapersi. Esatto, quanta gente per essere un... questi sono arcieri. Il cavaliere effettivamente è tanto deboluccio. Due colpi alla faccia. Ho preso un critico, bene. Io sono quasi muoiato. È il fatto che non abbiano debolezze. Non è una cosa scontata, eh. Vuol dire che tu hai meno per noi. Allora, di qua possiamo... questa è chiusa, palesemente. E di qua invece che abbiamo? Anche questa chiusa. Allora io ammazzerei questi con l'arco perché sono quelli che fanno più danno. Yani, stroll. Il lottatore che utilizza PS, punti salute al posto del mana, e se fai una vittoria perfetta ti dà dei bonus, le ricompense. Oh, pronto soccorso, può usarlo. Fantastico. Chip game. Tanti saluti. Incenso potente.
pensa. Allora, qui salgo. In realtà anche di qui salgo, ma qua salgo all'altra scala che... Sì, molto bene. Giusto per avere una panoramica effettiva della mappa. Con te abbiamo parlato. Direi che scendiamo. Di lì non possiamo andare. Pronto soccorso del cavaliere è molto figo perché finalmente qualcuno ha altre abilità di cura oltre a me, almeno possono usare anche loro qualche PM. Vabbè, questi possiamo menarli anche a colpi e basta, che... vanno giù belli veloci. Ok, magari questi che sono già... in quattro possiamo fare in questo modo. Ma ecco il nome del cavaliere. Bravo, che attacchi sempre Stroll, che è anche resistente. Così ci piaci. Madonna, lottatore, che danni che fa. Il lottatore è tipo il monaco di Final Fantasy che fa dei danni indecenti. Stroll, continua con il tuo bel... Cioè, alla fine per 8 PM... E infulliamo un sacco di gente. E tutta sta gente li portavate a passeggio? Che è? Cani a passeggio? Sì. Ah, la gente che fa baldoa. No. Allora, più che altro non ho nessun attacco. Che colpisca tutti. Anche con lui. Un nemico e tutti gli alleati. La hosta sotto, madonna. Cioè, gli scontri normali c'hanno sta hosta. Io boh. Ok, Hulkenberg è quasi al 18.
貴族として責務は果たす。思ったよりやるな。 なかなかだ。あと一つ。我々の力を。勝負ありね。私たちの勝ちよ。よし、うまくいった。もう付近に敵はいないようだ。 Esatto, qua distruggiamo sempre le casse che possono nascondere questi passaggi nascosti. Gli scarabei d'oro che non so ancora cosa servono, ma prendiamoli. Orecchino della strega, ne abbiamo già uno. E acqua marina. Quindi quella stanzetta lì l'abbiamo vista. Ok, ottimo. Benedetta. Di qua semplicemente si ricollega. Bene così. E andiamo a vedere a questo punto il pezzo sotto. Lì ci sono ben due frazioni. Queste scale non so dove portano. Oh. Sensei
A posto. Gilet di Damasco. Gilet di Damasco. Andiamo a Ulkenberg. Perfetto. Quindi questo l'abbiamo preso. Di qua. Di qua è dove siamo scesi la prima volta. E Didi, non so se c'è un passaggio nascosto o meno. Non sembrerebbe esserci, ma... Una controllatina. Non guasta. Colpo strategico. Il tizio acea, intanto lo lasciamo là. Allora, però questo non sempre abbia una... Anche se di sotto si vede che c'è una scala che scende.
Diciamo addentrati parecchio, Gallica, lo percepisci? Bene, questi tutti stortiti. Male male questo. Ma pendente critico prende sempre. Defendente con bassa precisione, ma piglia sempre, mi sembra. Spazzata. Ok, questo è solo un punto dove di passaggio. Questi che si sono presi botte così.
lancia ammazza demoni. Posto la lancia d'argento. È leggermente peggio perché va purificata prima. Schinieri. E qua adesso dovrebbe esserci il nostro amicone, il Gapturus vicino, il Gaptaurus. Let's go, andiamo. Letteralmente un minotauro. Abbiamo detto debole la perforazione. Abbiamo se debole a vento. Porca puttana. その隙は逃さない。大丈夫。やり、王者の魂をここに。癒しの力よ。すまない。ありがたい。状況を確保。守りを固める。貴族として責務は。そこか。落ち着いていこう。 Ok, non si è... non ha fatto robe strane.
Ghiaccio, sei debole a ghiaccio? Sei debole a ghiaccio. Interessante. Dovrebbe bastare questo, no? Esattamente. Voglio un po' di forza al povero Merizio. Corno del bruto. Il corno gigantesco. Avevo il terrore che riuscisse a trafiggermi con qualcosa. Sul serio? Eppure sembrava di aver mantenuto tutto il sangue freddo. No, è stato più duro di quanto pensassimo. Se avessimo abbassato la guardia, avremmo rischiato di farci sconfiggere. Cosa? Anche Ulcra perché se la stava sudando? Cosa ne pensi, Maurizio? Ero la risposta per me. A che serve mantenere il segreto ora? In realtà credevi che avremmo perso, non è così? Beh, una vittoria è una vittoria. Ora non resta che riportarlo al negozio di inneschi magici. Vogliamo tornare all'entrata? Andiamo. Torna in città. Siamo riusciti a sconfiggere il Goop Tauros come ci aveva chiesto la donna al negozio di inneschi magici e abbiamo la prova, anche se non è stato facile. Quando glielo mostreremo, completando così la sua richiesta, potremo finalmente fare acquisti al negozio di inneschi per soli membri. Sarà utilissimo per aiutarci ad accumulare più potenza di fuoco, sono certa che completerai l'incarico, Maurizio. Siamo riusciti a evitare il giorno della calamità, ma non voglio perdere il tempo che ci resta prima che la teocrazia della corona faccia il suo proclamo. Sono d'accordo, un giorno il nostro avversario sarà Luis e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo fiduciosi della nostra forza. Ottimo lavoro. Good job. Sento una voce. Quella di Strolla. Va bene. Ma per adesso noi ci fermiamo qua. Ragazzuoli, grazie per la compagnia. E possiamo andare a fare un raidino a qualcuno. C'è Buon Burmi che sta portando Xenoblade, Alessia con Mass Effect o Lillina con Mafia. Andiamo dal Buon Terro, cioè no, quattro chiacchiere. Andiamo a vedere cosa sta facendo il Buon Terro Misako. Che è tornato dall'oblio fondamentalmente perché... è una vita e mezza che non si vedeva. Ragazzuoli, grazie di nuovo per la compagnia e alla prossima. Forse anche nel pomeriggio. Può essere, non lo so. Bye bye.
Thank you.